Eccola qua, l'idea buona per rifarmi un poco di sentimento. Grandi applausi e un'intensa partecipazione emotiva hanno accolto la prima nazionale dello spettacolo L'ultima notte di Bonfiglio Liborio di Davide Cavuti al Teatro Marruccino, una pièce tratta dal romanzo di Remo Rapino. Lo scrittore, visibilmente commosso alla fine dello spettacolo, ha partecipato anche alla recita con due interventi da uno dei palchi del teatro, parlando così dell'incontro artistico con Cavuti. Lui ha delle idee incredibile, secondo me, riesce anche a articolare la sua passione e la sua professionalità su più piani, sul piano musicale, sul piano dell'impostazione scenografica, sul piano della regia, dei consigli, dell'impostazione anche della voce, quindi io credo che è stato un incontro molto fruttuoso per me. L'attore napoletano Pino Ammendola, già protagonista di importanti lavori cinematografici, televisivi e teatrali, si è calato perfettamente nella parte del Cocciamatta Liborio. È stata un'esperienza bellissima. Adesso stiamo per andare in scena, quindi, però sai che il lavoro delle prove è forse il lavoro più creativo, il momento più creativo per la vita di un attore. E la messa in scena poi è solo l'atto, è l'arrivo del viaggio, ma il viaggio vero è fare la prova, cercare dentro di sé quello che è il Liborio. E speriamo di esserci riusciti, è stata una cosa avvincente. Accanto a lui anche il giovane attore Alessandro Blasioli, di origini teatine, interprete del giovane Liborio, con una prova attoriale molto emozionante e apprezzata dal pubblico. Hanno completato il cast le partecipazioni del tenore Piero Mazzocchetti e del trombettista Berardo Lannutti, con le scene firmate da Emanuele D'Ancona. Con questo doppio successo si avvia alla conclusione la stagione di prosa del Teatro Marruccino, con la direzione artistica proprio del maestro Davide Cavuti, che ha fatto registrare il record di abbonamenti e la presenza costante di un pubblico numeroso in ogni rappresentazione. Lo ha ricordato anche il presidente del Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale, Giustino Angeloni.